Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura siamo a Firenze, è stato presentato questa mattina l'undicesimo rapporto sulla condizione abitativa nella nostra regione. Ci sono forti difficoltà anche e soprattutto dopo i tagli del governo. Ha seguito per noi la presentazione del rapporto Rachele Campi, si trova proprio alla sede della regione a Firenze. Buongiorno Rachele. Sì, buongiorno. È stato presentato questa mattina l'undicesimo rapporto sulla condizione abitativa nella regione toscana relativa all'anno 2021. È stato redatto dall'Osservatorio Sociale Regionale e in un quadro complesso che si porta dietro gli strascichi della pandemia ci sono due criticità che sono emerse. L'aumento di esecuzioni di sfratto che sono scattate dopo il blocco che è avvenuto durante le fasi più acute della pandemia e la questione del contributo in conto affitti. Nel 2022 la regione toscana è riuscita a coprire questo aspetto con 20 milioni, ma il fabbisogno sarebbe di 50 milioni. Inoltre parliamo anche dei fondi del PNRR che sono destinati anche agli interventi abitativi. In totale sono 93 milioni, però come appunto diceva l'assessore Spinelli i costi sono aumentati del 25%. E quindi che cosa si punta a fare? Non a costruire nuove abitazioni, ma a recuperare, a rigenerare ciò che c'è sul territorio. Per questo noi abbiamo sentito l'assessore regionale al sociale Serena Spinelli e chiedo alla regia di mandare il contributo. Allora, innanzitutto noi abbiamo riconfermato nel bilancio regionale quelle che sono le risorse per il contributo in conto affitti come avevamo fatto negli scorsi anni. È chiaro che abbiamo appreso del taglio nazionale sostanzialmente in corso d'opera, quindi per noi si apre la necessità di una riflessione. Io dico subito per chiarezza e trasparenza che ritrovare quelle risorse nel nostro bilancio al momento attuale è sostanzialmente, direi, impossibile. Poi la politica è anche l'arte del possibile, però davvero in una situazione in cui sul bilancio della regione stanno pesando tante partite nell'interesse naturalmente dei cittadini, è molto complesso in questo momento per noi fare previsioni e quindi esprimiamo grande preoccupazione che abbiamo espresso anche con altri interlocutori, naturalmente soprattutto con i comuni perché sono i primi coloro che si interfacciano poi con i bisogni dei cittadini, ne stiamo discutendo, lo stiamo dicendo in tutti i convegni, ne abbiamo discusso anche in Consiglio regionale in una recentissima audizione. È chiaro che siamo in una situazione di disagio socio-economico che avrebbe necessità di essere affrontata su un piano complessivo nazionale. L'assessore Spinelli si è detta contraria all'hub per minori chiesto dal sindaco Dario Nardella quando è venuto il ministro dell'interno Piantedosi. Tra l'altro proprio su questo no da parte dell'assessore Spinelli ci sono state le critiche sia del presidente di ANCI Biffoni ma anche dell'assessore al comune di Firenze Funaro. Rachele Campi, tu hai rivolto la domanda all'assessore, soprattutto queste critiche. Come ha risposto? Sì, all'assessore Spinelli abbiamo chiesto anche di dirci qualche cosa in più appunto in merito a quello che è emerso sul fronte hub dei minori, fortemente voluto dall'assessore Funaro e voluto anche dal sindaco di Prato Matteo Biffoni che è anche delegato ANCI nazionale per l'immigrazione. Ebbene, la Spinelli si è trovata un po' spiazzata, almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto noi, sul commentare appunto quello che è avvenuto, però ha detto che lei è disponibile al dialogo, è disponibile a parlare, quindi in questo senso noi le abbiamo chiesto se era disponibile a incontrare il sindaco Matteo Biffoni e lei ha ribadito il concetto che appunto è disponibile a parlare dell'argomento, e però non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito. E da Firenze è tutto e ti restituisco la linea. E grazie Rachele, noi andiamo avanti, andiamo a Prato dove nel 2022 i residenti tornano nuovamente a crescere ma solo grazie agli stranieri. Nel 2022 la popolazione residente del comune di Prato è tornata a crescere dopo la battuta d'arresto registrata nei due anni precedenti. Lo ha fatto tanto da superare il tetto massimo raggiunto nel 2019 con 195.089 persone iscritte all'anagrafe. Al 31 dicembre 2022 sono 195.331. Rispetto ai 12 mesi precedenti sono cresciute di 1.019 unità pari al più 0,52%.
Nessuna sorpresa sulle cause del ritorno alla crescita, tutto dipende dagli stranieri. Dopo due anni di incremento molto contenuto, probabilmente legato alla pandemia, i residenti di origine straniera riprendono a galoppare e più che compensano la riduzione degli italiani. Sono 46.901, ossia 2.394 in più del 2021, pari al più 5,38%, che è più del doppio della crescita registrata nei 12 mesi precedenti. Poiché la popolazione italiana arretra, aumenta ancora l'incidenza straniera sul totale, oggi è pari al 24%, significa che un residente su quattro è di origine straniera. Nel dettaglio, la componente asiatica è fortemente dominante, sono 34.274, pari al 73,8%, dato in crescita di circa un punto percentuale e mezzo rispetto al 2021. I cinesi infatti sono 29.822, pari al 63,58% del totale, un punto percentuale in più, pari a un aumento di 2.002 persone. Gli europei sono 8.356, di cui 3.880 UE, provengono dal continente africano, 3.199 persone, altre 1.066 dall'America. Dopo la Cina, il paese più rappresentato è l'Albania, con 3.753 residenti, seguito subito a ruota dalla Romania, con 3.160 persone. Più distante il Pakistan, con 2.368 residenti, e il Marocco, con 1.326. La circoscrizione prediletta dagli stranieri per prendere casa è quella centro, con 15.698 residenti, seguita dalla sud con 9.837 persone. Entrambe le zone infatti registrano storicamente un'ampia presenza cinese. Via Pistoiese e via Filzi, fulcro della Chinatown praotese, sono nella circoscrizione centro, i Macrolotti e Iolo nella sud. E ora andiamo a Pistoia per parlare di vivaismo. Ci sono 8 milioni di euro per l'innovazione. Da oggi al 6 marzo le domande di finanziamento. Patrizio Ceccarelli. Robot teleguidati da remoto che traggono le informazioni per le lavorazioni da effettuare dai satelliti e dai sensori nel terreno, ma anche la sperimentazione del laser erbicida e la nuova frontiera dell'agricoltura di precisione che trova la sua applicazione nella coltivazione delle piante ornamentali di Pistoia, che necessariamente deve innovarsi per poter mantenere i suoi primati. Uno per tutti, circa il 40% dell'export italiano di piante vive è frutto del lavoro delle aziende pistoiesi, spiega Fabrizio Tesi, imprenditore vivaista e presidente di Coldiretti Pistoia. Per sviluppare l'agricoltura di precisione, la regione toscana mette a disposizione 8 milioni e 250 mila euro interamente finanziati con risorse provenienti dallo strumento dell'Unione Europea Next Generation UE per innovare l'attività vivaistica. La domanda di aiuto deve essere presentata a partire dal 20 gennaio ed entro il 6 marzo 2023. Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno gli imprenditori agricoli professionali. Un'opportunità che può valere per ogni azienda fino a 350.000 euro di finanziamento a fondo perduto, variabile dal 75 al 90% di tutto l'investimento. Tra le finalità del bando è stato spiegato quella di contribuire a rendere più efficiente e sostenibile il processo produttivo attraverso l'ottimizzazione nell'uso degli input esterni, ad esempio fitofarmaci e fertilizzanti, e delle risorse, minimizzando al contempo l'impatto ambientale. E dal distretto verde al distretto tessile andiamo a Prato per parlare di turismo industriale con Eleonora Barbieri, l'assessore al turismo Bosi. Buongiorno Eleonora. Buongiorno Teresa, buongiorno ai nostri telespettatori. È stato presentato il programma 2023 della seconda edizione di Tipo, il progetto del Comune di Prato per conoscere il mondo industriale pratese, il distretto tessile pratese in tutte le sue sfaccettature, storia, innovazione, archeologia industriale, ma anche abbinando le bellezze di Prato e i sapori del territorio. Allora, quattro gli itinerari di questo programma 2023, ce li presenta l'assessore Gabriele Bosi che si occupa di turismo. Buongiorno, buongiorno e grazie. Sì, abbiamo presentato questa mattina la seconda parte della seconda stagione di Tipo, Turismo Industriale Prato, che come da tradizione andrà a toccare non soltanto quello che è il territorio pratese del comune di Prato, ma anche altri comuni del nostro ambito turistico provinciale. E quindi nel mese di gennaio, sabato 28 gennaio, faremo un itinerario tra Prato e Montemurlo nelle aziende specializzate nell'applicare l'innovazione tecnologica alla produzione del tessuto.
progetto, perché il progetto parla non soltanto della storia del distretto, ma parla anche del presente e anche del futuro. A febbraio poi saremo nell'Anificio Lucchesi e poi anche al Museo del Tessuto per conoscere un po' dietro delle quinte dei campionari tessili del nostro territorio. A marzo torneremo in Vallata per conoscere aziende che le applicano meccanismi di produzione tessile sostenibile anche grazie al riciclo dei materiali. E poi concluderemo aprile con un itinerario che toccherà l'aspetto invece dell'architettura e dell'ingegneria industriale, grazie al filo conduttore del lavoro dell'ingegnere Nervi, che ci porterà a conoscere aziende innovative e di alta qualità che operano in contesti particolarmente importanti dal punto di vista anche dell'archeologia industriale. È un progetto, un programma che ha riscosso un grande successo di pubblico nella sua prima edizione, ci dà qualche numero? Ma abbiamo raggiunto fino adesso quasi 2000 persone che hanno partecipato ai nostri appuntamenti fin dalla prima edizione. E la sensazione è che sia un progetto destinato a crescere, perché si sta diffondendo anche oltre la Toscana. Abbiamo avuto anche visite di turisti da parte di Bologna, di Milano, di Biella, quindi con l'idea che Prato possa da questo punto di vista essere un punto di riferimento non soltanto regionale ma anche nazionale. E abbiniamo anche quello che sappiamo fare anche in campo artistico ed enogastronomico. Sì, in questi anni l'ambito pratese ha saputo investire molto e valorizzare quella che è la tradizione enogastronomica del territorio, che ci fa uscire anche sulla stampa nazionale di settore, ma non solo, che ci fa vincere anche molti premi in questo ambito, e quindi ci è sembrato giusto integrare il prodotto turistico del turismo industriale anche con quello enogastronomico, per cui i nostri partecipanti al termine dei tour, in alcuni di questi potranno approfittare della degustazione di prodotti tipici del territorio che valorizzano anche questo aspetto così importante dell'identità pratese. E chiudiamo dicendo come si fa a partecipare velocemente. Consiglio di andare sulla pagina online www.tipo.prato.it dove si trovano tutti quanti i programmi dei vari appuntamenti e dove si trova anche il link per poi potersi iscrivere per partecipare. Teresa, restituisco la linea. Grazie Leonore al tuo ospite, noi andiamo avanti, siamo alla cronaca. La Polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne e un 23enne, entrambi italiani, per una violenza sessuale di gruppo commessa lo scorso marzo 2022 ai danni di una studentessa americana nel capoluogo lombardo. Il 23enne Mattia Lucarelli, calciatore del Follonica, è figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, ed è invece stato arrestato anche in questo caso, ma siamo a Firenze, un 25enne con l'accusa anche in questo caso di violenza sessuale e rapina. Il giovane è accusato di aver violentato una 28enne intorno alle 5 dell'11 dicembre in via Tornabuoni, nel pieno centro storico del capoluogo toscano. E ora il tempo: spargisale in funzione nella notte in diverse zone della regione, dove da ieri sera è nevicato fino a bassa quota, come era previsto. In vigore fino a mezzanotte di oggi un'allerta gialla per rischio ghiaccio a causa di basse temperature e accumuli di neve tra i 5 e i 10 centimetri. Le zone più interessate dalle nevicate e il ghiaccio sono il Mugello, l'Appennino Pistoiese, alcune zone interne, altre ai rilievi, oltre ai rilievi anche relativamente bassi. Nelle prossime ore sono previsti dei miglioramenti per quanto riguarda le precipitazioni, con temperature sempre intorno allo zero, mentre domenica dovrebbe tornare la pioggia in pianura e nevicata a partire dai 200-300 metri di altitudine. Si ricorda che è in vigore l'obbligo di catene da neve a bordo o pneumatici invernali. E stamani per San Sebastiano sono tornati i pani benedetti alla Misericordia di Firenze. Non solo sono i cosiddetti panelli benedetti anche nella sede di Piazza Duomo della Misericordia e nelle sezioni quindi di Campo di Marte Nord e di Ponte a Mezzo e Oltrarno. È tornato in presenza San Sebastiano, il patrono della Misericordia, e sono stati distribuiti i pannelli ai fiorentini, e proprio oggi, in occasione di questa così importante giornata per la Misericordia, c'è stato un presidio dei lavoratori. Vedremo perché. Abbiamo chiesto anche una risposta dal provveditore su questa protesta, ha preferito non parlare, ma vediamo quali sono le motivazioni che hanno portato in piazza i lavoratori.
Siamo qui oggi perché la Misericordia ha proposto un rinnovo contrattuale dopo anni che i lavoratori in modo responsabile avevano aderito a una serie di difficoltà economiche che l'azienda ci aveva manifestato, che è inaccettabile. Ed è inaccettabile per il semplice motivo che è un autofinanziamento del rinnovo, in quanto vogliono il taglio della produttività e al tempo stesso propongono un rinnovo che i lavoratori si devono autofinanziare. In tutto questo c'è un problema serio per quanto riguarda l'emergenza urgenza rispetto al fatto che sono stati tagliati dei servizi. Noi riconosciamo che la Regione Toscana è fondamentalmente un cattivo padre rispetto al mondo del volontariato, ma vogliamo serietà da parte di Misericordia, perché questi lavoratori già stressati dal Covid devono essere oggettivamente premiati con un rinnovo contrattuale vero ed effettivo. Quante sono le persone coinvolte? Coinvolte siamo su 300 come lavoratori. La situazione qual è? Secondo me è di un rinnovo contrattuale che non viene rinnovato già da anni, sempre a costo zero. Poi questo taglio del servizio notturno è stato fatto, oltre ad aver creato un disagio alla popolazione, è un disagio anche per noi lavoratori, come sullo stipendio che si fa sul notturno. E il tour internazionale di Pupo parte da Castiglion Fiorentino, ci racconta tutto Caterina Gonnelli. Si intitola Su di noi, la nostra storia, il tour internazionale del cantante aretino Enzo Ghinazzi, per tutti Pupo, che partirà il 14 aprile in prima mondiale dal Teatro Spina di Castiglion Fiorentino, provincia di Arezzo. La scelta della data zero a Castiglion Fiorentino è motivata dall'amicizia che lega il cantautore 67enne e presentatore con il sindaco Mario Agnelli e l'attaccamento alla cittadina della Valdichiana dove andava a ballare da giovanissimo. A spingere a dare il via al secondo tour internazionale post-Covid lo straordinario successo in tutto il mondo dei concerti del 2022, anno della ripartenza, che hanno fatto registrare in Europa e Australia numeri impressionanti. Il nuovo spettacolo sarà, spiega lo stesso Pupo, un tuffo nel passato, nella mia vita, nel mio percorso umano e artistico. Non è un concerto, ma il racconto di come ci si rialza dopo essere caduti tante volte, ha detto ancora il cantante di Gelato al Cioccolato, che proprio in questi giorni è in sopralluogo nel teatro Mario Spina insieme al sindaco e agli organizzatori. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.